Grazie mille Stefano Virgulti per essere venuto qua a Catania. Grazie a te per avermi invitato. Era un onore e un dovere, ovviamente, perché sono tanti anni che collaboriamo e è un rapporto di partnership nostro sicuramente interessante e sentito. Sei un ragazzo molto in gamba, con dei valori interessanti. Io sinceramente credo molto nel lavoro che abbiamo fatto in questi anni insieme, quindi io mi auguro che, oltre all'esperienza di oggi, insomma, di attività formativa che abbiamo fatto anche insieme, certo, riusciamo anche insieme a formulare quel famoso percorso di attività formative che sviluppino ancora meglio l'autorevolezza tra le parti, perché si deve una grande azienda, penso che ormai te sei reso conto, certo, la visione, ma assolutamente per me è stato, anche dal mio punto di vista, un onore essere anche supportato da persone in gamba come te. E non devi andare là, in Olanda per forza per dimostrarlo, ok? Certo. Io ti ricordo che siamo sulla piazza più difficile di tutta Italia, la Sicilia, no? Quasi, certo, attaccata, certo, all'Africa. E tu sei già più fortunato perché sei al centro dell'Italia, ok? Quindi invece io credo proprio che ripartiremo anche insieme tranquillamente per un tuo sviluppo. E voglio assolutamente ringraziarti per la motivazione, e anche so a livello personale che hai avuto delle difficoltà. Ti ricordo che tutti le abbiamo passate. Sì. Noi siamo, come tu sai, in un palazzo storico al centro del paese di Giarre, in provincia di Catania, di nostra proprietà, 500 metri quadri, avrei visto. Sì, che sì, bella proprietà, certo. E sinceramente ti ricordo che siamo nati in un garage, quindi non è impossibile fare andare avanti il business anche a tempo indeterminato col personale e così via. È una difficoltà, certo, però mi auguro di averti almeno insegnato una sola cosa, che ci vuole il tempo e la perseveranza per raggiungere degli obiettivi e passare da un garage ad un albergo 5 stelle, 4 certo, stelle, certo, davanti al mare a Taormina, dove ti abbiamo ospitato. Io mi auguro invece la prossima volta mi ospiti tu, sì, in un bel posto, no, perché no, mi superi un 6 stelle, ok? E soprattutto mi auguro che in quella location faremo il primo corso insieme, ok? Mm-hmm. Per alfabetizzare, si dice proprio così, credo, certo, no? Certo. I nostri compaesani, conterranei, perché ne hanno bisogno, no? Certo, in sì, Italia. Sì, sì, e come vedi bisogno. Abbiamo entrambi la voglia di cambiare il formato e il tessuto imprenditoriale italiano, ma tu hai bisogno assolutamente non di me, ma semplicemente di credere ancora di più in te stesso, perché tu sei in gamba, certo, e voglio che, ricordartelo. Certo. Mi hai stupito, anche se a distanza, tu per me sei stato uno dei partner più attivi, indirettamente aiutandoci dietro le quinte. Uh-huh. E io so benissimo cosa vuol dire, perché quando si invia una mail nessuno lo sa quanto me, però è fondamentale che l'email arrivi. Certo. Ma i clienti non sanno cosa c'è dietro. Certo. Bene, e dietro plugin di WordPress o altro c'è stato anche il tuo supporto prezioso e stupendo, quindi mi auguro che molte altre cose faremo insieme, e mi auguro anche di supportarti per darti quella giusta autorevolezza, che poi autorevolezza non è semplicemente una dimostrazione di meritocrazia, perché mm-hmm, io credo molto nella meritocrazia, certo, e ricordati che partire da un garage per arrivare in un palazzo storico di tua proprietà è una cosa semplice solo se credi in te stesso, e il limite, certo, è solo il cielo, certo, ok? Quindi io ti chiedo una gentilezza ora, fammi una promessa, ma più che a me, a te stesso, di qual è il tuo obiettivo di questo anno, e motivami a spingermi a supportarti a farlo assieme. La promessa che faccio a me stesso per questo anno è sicuramente quello di credere di più a me stesso, e quella di credere in quello che faccio, e nel lavoro e nei risultati che posso avere nel tempo, e quella di poi fare anche un'azione etica di aiutare comunque il tessuto imprenditoriale della mia zona, che ci sono molti imprenditori che hanno bisogno di conoscere gli strumenti più moderni nel 2016 e comunque nell'epoca nostra, e hanno bisogno di riuscire ad essere competitivi nel mercato, perché è una cosa che vedo che non sono più in grado di fare, e quello li fa soffrire molto. Noi comunque esporteremo anche all'estero, in Olanda, dove tu vorrai andare, certo, che ci andremo pure insieme, non, certo, ti preoccupare. Ricordati che siamo già stati in Messico e ci ritorneremo in altri paesi del mondo, perché la suite, come tu sai, è tradotta in altre lingue. Certo. Mi auguro che i primi partner olandesi li segui tu,
visto che spero, l'hai seguiti, il KPI, no? Il Key Performance Indicator del nostro progetto, esatto, sia appunto business, non tanto a parole e a chiacchiere, ma a persone, perché sì, sulle persone dobbiamo contare, sì, sui numeri ci pensano gli altri, esatto, noi contiamo sulle persone. Esatto. Grazie. Buon rientro a casa. Grazie. E mi raccomando, su Smarkety ci crediamo tutti quanti, quindi andremo assieme a convincere sul territorio che si può fare insieme un percorso di miglioramento imprenditoriale, credendo non tanto su strumenti ma sulle persone. Esatto. Loro essere formati e noi ci riusciremo assieme. Esatto. Okay? Perfetto. Grazie Fabio. Ancora. Grazie. Buon rientro. Grazie.